Ecco, caro Vescovo Luigi, grazie intanto per la tua disponibilità. E la prima domanda che vorremmo porti è questa. 25 anni fa hai deciso di aprire le porte del castello di Albiano, appartenente alla diocesi di Ivrea, alla fraternità CISV. Com'è nata questa decisione? Ma a dire la verità fu il Don Mabrito di Rivarolo, parroco di Rivarolo, è stato l'ultimo mio vicario prima che lasciassi, perché il castello, che era sempre stato residenza estiva del vescovo, per questo si chiama Castello Vescovile, fino al 1959 il vescovo veniva tutte le estati qui. E poi Monsignor Mense, mio antecessore, aveva colto i Padri Bianchi. I Padri Bianchi ne avevano fatto un punto di partenza per i viaggi estivi, la visita alle parrocchie la domenica, ma quando capirono che io miravo qualche cosa, c'erano stati certi benedettini del Belgio che conoscevo bene, che volevano un piede a terra tra il Belgio e Roma, andarono via e restò vuoto. Allora, per 2 o 3 anni è stata Adriano Zarri, che quando venne via da Roma, e poi lo trovava troppo grande perché aveva provato una comunità ma andò a stare da sola. Ci sono state alcune comunità, gruppi della diocesi, c'è stato anche un gruppo del MIR, poi erano andati via. Ecco, a me era sembrato, informandomi, che il CISV, allora c'era ancora presente il vostro fondatore, che il CISV fosse una cosa che valesse la pena, e allora dissi di sì. La cosa è stata positiva, vorrei dire, anche per la diocesi, perché quando, in base al nuovo concordato, quello Craxi-Casaroli, erano abolite tutti i benefici ecclesiastici, questo era mensa vescovile, era proprietà del vescovo, e andava tutto all'Istituto per il sostentamento del clero, e quello pensava di venderlo. E il fatto che invece ci fosse una comunità come la vostra, potei presentare a Roma la vostra assegnazione, il castello, come un'opportunità pastorale, e per questo è rimasta la diocesi. Questa direi fu le prime famiglie che conobbi, ecco, le volte gli amici Fornera, mi davano la fiducia che fosse una buona destinazione. Ecco, dopo questi 15 anni di vita vicina, di convivenza quotidiana con la fraternità CISV, che valutazioni dai di questa esperienza? E cosa pensi di aver ricevuto a livello personale? Devo dire innanzitutto il motivo della scelta per cui sono qua, perché andando in pensione anche dall'alto mi dicevano è meglio se va via, perché i vescovi emeriti danno sempre un po' di fastidio, soprattutto non è stato per oltre 30 anni come me. Ma andare via avrebbe voluto dire andare a Bologna, dove ho tutta la mia famiglia, ma questo creava altri problemi. E allora ho scelto di restare qua perché di fronte alle molte eventualità nell'ambito della diocesi, per esempio Betania di Visca, dove però i sacerdoti si radunano, quando vengono cosa faccio, vado o non vado, ho preferito venire qui perché era, pur essendo inserito nella diocesi, anche per la sua storia, non aveva avuto molti collegamenti con la vita diocesana. E arrivando qua, devo dire che nei primi tempi, i primi mesi, condivisi in pieno, ecco, la vita della comunità con le fraternità che c'erano allora. Poi ci rendemmo conto che i miei orari, le mie assenze, le mie esigenze di cibo mi suggerivano forse di vivere più autonomamente, come ho fatto, però partecipando alla vita della fraternità, ogni tanto andando ben accolto e desiderato da loro, andando anche a partecipare ai loro pasti quando c'erano dei motivi particolari, e ho avuto modo di ammirare la vita di questa fraternità, che pur nata, direi, da una intuizione di un sacerdote, ma poi direi si esprimeva e viveva in modo laico, cioè erano i laici che vivevano la loro vita, che sapevano orientarla con spirito di fraternità interno, con attenzione interna. A me colpiva molto che
che loro lavorassero anche nel terzo mondo, in Burundi, dove poi sono stato molte volte anch'io per una missione che avevamo qui nella diocesi, o nell'America Latina, e questo costituiva un motivo di apertura per loro, ecco. Erano laici nella Chiesa ma aperti al mondo, alla vita del mondo, e costituiva anche un motivo di sollecitazione, di invito per la diocesi, sia sul piano missionario sia nei contatti che avevano con i membri della fraternità che vivevano la vita della nostra storia. C'è chi insegna religione nelle scuole, c'è chi partecipa, è impiegato in un comune, e questo qui, ecco, permetteva allora di avere questo equilibrio nella vita interna della fraternità e nel collegamento con l'insieme della diocesi. Ecco, dopo questi anni di conoscenza, di fraternità, quali raccomandazioni daresti alla comunità CISV per continuare al meglio il suo cammino all'insegna della fraternità e della solidarietà? Beh, la prima è la molta fraternità interna, ecco, che ci sia veramente tra i membri che vivono, anche se li vedo molto dal di fuori, ma che ci sia uno spirito davvero di fraternità, di democrazia interna, che continuano con questo spirito di accoglienza. Io vedo in questi ultimi tempi, soprattutto con l'accoglienza di tanti terzomondiali, direi che il contatto che questi amici che vengono da fuori, vengono da lontano, hanno con la nostra società occidentale è molto collegato con lo spirito della fraternità. Ho l'impressione che questi, anche quando vanno via perché hanno trovato un lavoro, mantengono un caro ricordo, ecco, della esperienza iniziale, ecco, che hanno fatto qui nella fraternità. Quindi molto spirito di fraternità interna anche con gli altri membri. Ogni tanto ci sono riunioni che si fanno qui con i membri di Torino, di altri. Quindi molto spirito di fraternità interiore e molto spirito di apertura alla società locale, così come alla società italiana. Ringraziamo ancora e speriamo di continuare ancora per tanti anni questa esperienza, che per noi è molto importante, per noi, per i nostri bambini, per le persone che vivono qui, che passano parte del loro tempo qui in fraternità. Grazie. Prego.